più semplice per voi per far crescere dentro in voi il rispetto per la montagna è salire, anche in una salita breve, perché è faticoso, fa bene, allora si capisce la dimensione. Vedendo la montagna dal di sotto, qui non vediamo montagne, non si capisce la grandezza. Salendo passo per passo si capisce quanti sono grandi. Poi fa freddo, poi c'è vento, poi piove, poi nevica. E così cresce automaticamente il rispetto. Se noi viviamo in città e di tanto in tanto guardiamo la montagna come fosse una cartolina di postale, non possiamo far crescere il rispetto. E io so che oggi è difficile per le maestre, per i maestri portarli in montagna, perché le leggi sono diventate talmente difficili che se uno poi si fa male perché è caduto, la maestra è responsabile, ci sono tanti guai, è così purtroppo. Una volta noi, quando io ero a scuola elementare, si faceva il viaggio di maggio, si faceva da noi, si andava dappertutto, ma anche dove si poteva cadere, non cadere giù. Oggi non è più pensabile. Oggi perfino nel museo sono responsabile per tutto, uno cade, salta giù, io sono responsabile. E così i bambini non imparano un legame stretto con la natura, perché la natura è sempre pericolosa, è caotica, tutti i giorni cambia e noi dobbiamo adattarci. Non è che la natura è maligna, la natura c'è. E siccome è caotica, noi dobbiamo diventare creativi per sopravvivere, per non fare degli errori. E se facciamo nell'imparare passi molto corti, non passi lunghi, allora possiamo anche andare in montagna senza farci male gravemente. Quindi passi corti, diciamo Reinhold Messner, che Trento Film Festival e anche l'iniziativa come il Parco di Messeri comunque possono aiutare, sono un contributo anche per avvicinare un approccio giusto. Tra l'altro qui quest'anno, non so se hai avuto modo di fare un giro per il parco, ogni anno abbiamo anche gli animali, l'anno scorso c'erano i maialini cinesi, asini, quest'anno ci sono degli animali che forse hai apprezzato. No, non ho ancora visto, io stesso faccio massimo. Ci sono le mucche Highland. Esattamente. Highland. Avevo anch'io Highland cattle, che vengono dalla Scozia inizialmente. Adesso non li ho più, ho un gregge di yak che vengono dal Tibet, che è un altro specie di che i ragazzi possono venire a visitare. Possono venire a solda a visitare, sono a 2000 metri perché serve a loro l'aria sottile e il freddo, altrimenti non possono sopravvivere, ma stanno male, mentre questi Scottish Highland Cat sono bellissime perché hanno il pelo lungo. Certo, e poi sono con anche le corna larghe, sono una specie di animali abbastanza primitivi e sbagliato, ma ancora alla base. Originari, diciamo, sì. Esatto. Quindi comunque iniziative come questi percorsi didattici comunque sono anche un primo passo, parlando appunto di passi verso la montagna. Ragazzi, se qualcuno di voi ha qualche domanda, qualche curiosità, prego. Ti chiami? Reda. Hai mai avuto paura di morire? No, voi avete un'età dove è difficile parlare di questo. Tutti dobbiamo morire. È chiaro che tu adesso la tua età non lo vedi come una realtà pratica, perché è molto lontano la possibilità di morire. Io ho avuto l'esperienza di morire quasi, non sono morto, altrimenti non sarei qua. E così ho capito che morire poi non è tanto grave quando sei in difficoltà. E oggi a 67 anni io so che la mia vita che rimane sono anni o decenni, pochi. E nonostante vivo con grande entusiasmo, mi piace vivere, mi piace anche creare, andare avanti, però siccome porto in me la morte, come voi tutti portate in voi la morte, io vivo la vita che mi piace e non una vita che forse non vorrei fare. E vorrei realizzare il massimo di quello che posso realizzare. Io ho tante idee, ho creatività, ho la capacità avuto quando sono nato e vorrei
dare tutta la mia creatività, tutta la mia forza, le mie voglie di vivere alla mia vita, perché così sono un membro della società che porta qualche cosa alla società. E con questo messaggio di entusiasmo di Reinhold Messner, che ringraziamo, il tempo a disposizione è terminato, ringraziamo per aver accolto il nostro invito, ricordiamo questa sera alle 21 all'Auditorium la serata 60 anni di Trento Film Festival, 60 anni di alpinismo. Grazie Reinhold Messner, ancora un messaggio, un augurio a questi giovani. Adesso vi faccio un augurio tibetano, non so come si dice a Trento quando si va in montagna, nel mondo tedesco si dice Bergheile, è una frase che a me non piace tanto, in italiano si dice forse augurone per la salita. I tibetani dicono quando si lascia i loro paesini per salire sulla montagna Kalipe, e questo tradotto dal tibetano significa sempre col passo lento. Col passo lento si arriva dappertutto e non si cade. Auguroni a tutti, ciao. Grazie.